Ben ritrovati, questo è un video particolare, in molti me l'avete richiesto, ero indecisa se farlo o meno, anche perché insomma se ci mettiamo ad andare in ogni minimo particolare facciamo notte praticamente, in poche parole. Che video è? È la postazione dei miei profumi. Allora, e prima di registrare ho cercato di sistemarli nel miglior modo possibile, perché voi dovete sapere che io massimo ogni 15 giorni cerco di dare una spolverata e soprattutto una sistemata, però per quanto io voglia sistemare alla fine insomma mi ritrovo con tutto questo accrocco qua. Ecco, vedete? Perché per vari motivi, che poi questa tra l'altro premetto è solo una delle mie postazioni profumi, perché ce n'è anche un'altra in bagno, cioè praticamente ho due mensole con i profumi e non so più come e dove metterli, quindi questa è stata una scelta che ho fatto. E ultimamente ho diviso i profumi dalle acque profumate, però siccome non c'entrano tutte, qui ne ho aggiunta una o due, mi sembra, dopo ve le faccio vedere. Questa invece è la postazione profumi di Rick. misera, mi vengono in mente i link, quelli che girano su Facebook, no? Uomo, donna, cioè non so come si fa la doccia alla donna con 5-6 bagnoschiuma, l'uomo con mezza saponetta, lo stesso l'armadio, com'è l'armadio di una donna e com'è l'armadio di un uomo, e così è la postazione profumi, quella di Ricca in quel modo e quella mia è così, e poi vi faccio vedere l'altra. Allora, se io ve li faccio vedere tutti, come dicevo all'inizio, facciamo notte. Sì, voi mi avete richiesto la postazione profumi, in particolare Betta, mi ricordo, me l'ha chiesta, però poi se io mi metto a descrivere l'essenza, il profumo, insomma, le note di testa, le note di base, le note di fondo, facciamo notte, cioè in quello poi c'è, ci sono dei video appositi nella playlist fragranze e bijou. Qui vi faccio vedere più che altro che genere di profumi sono. Allora, c'è da specificare una cosa, non è che sono una spendacciona, che io ho acquistato tutti questi profumi, cioè alcuni li ho acquistati però nel corso del tempo, quindi cioè non è che io ogni settimana, ogni mese mi metta ad acquistare profumo, anche perché ne basta una semplice goccia. Io questa cosa, a parte che l'adotto già da tempo, e mi trovo concorde con Gabriela, lo vidi anche in un suo video di J'adore le make up, Gabriela, che disse appunto proprio una cosa del genere, che basta una semplice spruzzatina, infatti anche a lei i profumi durano in eterno proprio per quello, tipo questo. Questo che è un profumo di Dior, ce l'ho da 3 anni, guardate se riesce a vedere quanto ne ho consumato, ecco, e l'ho messo spesso, cioè io do una spruzzata sui polsi, entrambi i polsi, una spruzzatina sul collo, certe volte nell'incavo delle ginocchia, e finisce lì, cioè non è che me ne sto a mettere litri e litri di profumo. Allora, i generi di profumi, parliamo anche di questo, ce ne sono di vari genere, alcuni sono dei dupe, dei dupe, come vengono chiamati. questi per esempio sono della FM Group, ho questo che corrisponde a Chanel numero 5, quest'altro Angel di Terry Mugler, poi questo è buonissimo, di questo ve ne ho parlato, questo corrisponde, allora si chiama, non ricordo più il nome della FM Group, però corrisponde a Sparkle Moon di Escada. Poi, sempre della FM Group, ho questo che non so che cosa sia, non ho scritto il nome, me ne ero dimenticata. Poi ho i dupe della Comin, dovrei avere quello di Narciso Rodriguez, poi non ricordo di altro dupe.
questo della Comin, quest'altro, questo ancora, questo invece è il Cavalli originale, il gesto di Cavalli. Poi abbiamo l'Imperatrice di Dolce & Gabbana, così come Light Blue di Dolce & Gabbana. Questo è un profumo di Trussardi, se lo tiro fuori si rompe tutto il castello, come le carte, no? Che appena ne muovi una si disfa tutto, e così succede a me. Anche questo è buonissimo, è un Dupont di FM Group, ve ne ho parlato, mi sembra. Corrisponde ad Estée Lauder. Questo ve l'ho spiegato, mi sembra, in un Fragranze e Profumi di Yves Saint Laurent, non ricordo più il nome, eppure sono diventata matta per riuscire a capirlo. Poi questo è Fleur di Kenzo, questo è Scada, lo riconoscete? Ha un nome, inizia con la I, ha un profumo giapponese. Ecco, facciamo anche i quiz oggi. Poi andiamo sui monotema. Sui monotema, per esempio, c'è questo che è, stavo dicendo il Monoi, non è né Monoi né Caprifoglio. Che cos'è? Mannaggia la miseria, ma perché non mi vengono i nomi? Cioè, non è il Monoi. Allora vediamo un pochino, magari se qualcuno lo conosce. Monotem, è frangipane delle Maldive, c'era anche il nome, mannaggia, frangipane delle Maldive. E da questo ci spostiamo qua appunto sulle acque profumate. Le acque profumate, questo è uno degli ultimi acquisti dei Tesori d'Oriente, ne avevo sentito parlare sia da alcune persone di mia conoscenza, ma anche da un canale che io voglio salutare. Perdonami Carmen se sbaglio il nome del tuo canale, però io a volte mi ci incastro con i nomi. Milk Coffee, Carmen del canale Milk Coffee, voglio cogliere l'occasione per salutarla. Io sono iscritta al suo canale, non so se lei mi conosce, proverò a taggarla, vediamo un attimino se poi verrà a sapere di questo video dove la saluto. Poi tra l'altro a Carmen gliel'ho proprio scritto che lei sa descrivere i profumi in una maniera veramente eccezionale. Come lei, solamente un altro canale che poi è sparito dalla circolazione, che era Donatella del canale. Dicevo, come Carmen c'era un altro canale molti anni fa, ed è stato proprio uno dei primi canali che seguivo. Ha riaperto, c'è di nuovo con un altro nome, se mi ricordo ve lo scrivo qua sotto, oppure se siete curiosi e magari non ve l'ho scritto fatemelo sapere, poi vi rispondo, insomma, giù di sotto nei commenti. Zoe, una cosa del genere si chiama il canale adesso, però ha chiuso di nuovo, mi sembra, cioè il canale c'è però lei non ha più pubblicato video. E io, scusate, ma la batteria ogni tanto si intoppa. E niente, dicevo, non è che ha chiuso il canale, però non pubblica più video Donatella ora. E io gliel'ho anche scritto, perché non riproponi i video sui profumi, perché sapeva descriverli ma così bene che tu, anche se non conoscevi il profumo, ti sembrava di sentirlo proprio in quel momento mentre lei parlava, insomma. E quindi era un peccato, ecco, non fare più quella rubrica, anche perché, diciamoci la verità, a volte ci sono dei canali veramente stupidini, tra virgolette, e poi dei canali interessanti, di persone che sanno parlare anche molto bene, sanno proporsi, hanno una certa dialettica, un certo modo di porsi, poi o non hanno più idee, o chiudono, o non hanno successo, ed è veramente un peccato. Quindi Donatella, se per caso ti capita o qualcuno sente questo video, vede questo video e la conosce, glielo vuole far sapere, ritorna Donatella, ritorna con soprattutto la tua rubrica dei profumi. E dicevo, Carmen è veramente l'erede di Donatella, perché ecco, se non la conoscete andate a vedere Milk Off, è un canale che si interessa di tante altre cose, ma in particolare dei profumi, perché lei è un'appassionata di profumi.
profumi e di acque profumate. Allora, ritornando a noi, in queste ci sono alcune fragranze, tipo questa, Tesori d'Oriente, appunto, quella al fiore di loto e sale, acqua di sale, sale, vediamo un pochino, fiore di loto, sì, dov'è? Ecco, fiori di sale e loto, dei Tesori d'Oriente, ne ho sentito parlare proprio da lei, da Carmen, e mi sono incuriosita e ho detto vabbè, voglio sentirla. D'altra parte era in offerta a 3 euro e qualcosa, dico vabbè, prendiamola. Come invece ho scoperto da sola, ma queste profumazioni ne ho sentito parlare, sono quelle di Seta Blu. Seta Blu io la conoscevo, anche se non ho mai acquistato nulla di make up, però la conoscevo perché ne ho sentito parlare di altre youtubers per quanto riguarda rossetti, ombretti, matite, eccetera eccetera. Io invece sono andata sulle acque profumate. La prima che ho acquistato è stata questa al Monoi, me ne sono innamorata e subito dopo sono andata a testare quella allo zenzero, leggermente più forte ma buonissima e fresca anche questa, quindi super adatta per l'estate. Seta Blu, Monoi e zenzero ve le consiglio. Ancora devo testare le altre, non ho provato quella alla rosa e all'iris perché già le conosco per Nani, altre acque profumate che sono nella postazione del bagno. Allora, chiudiamo, stringiamo i tempi. Poi ho questa di Acque d'Italia, anche queste sono delle acque ottime, e poi ho tre profumi della Roger Gallet. Ho Acqua di Cologna, Fleur de Figuère, quella ai fichi che è una cosa eccezionale, poi Ginger Ambre, dov'è? Non la vedo, non mi appare all'orizzonte, Ginger Ambre, non la trovo, va bene, insomma. Oh, ci tengo tantissimo anche questa, guardate, sono 3 anni è sicuro, se non sono 4 addirittura, vedete, quindi quanta ne ho consumata. Eppure la metto perché spesso e volentieri la metto anche d'inverno. Quindi ho Ginger Ambre, quella La Colonia del Roger Gallet, e Osmanthus, mi ero dimenticata, fiori d'Osmanthus è una cosa eccezionale che ho visto che c'è anche per quanto riguarda altri marchi, non solo della Roger Gallet, quindi sta uscendo fuori con altri marchi, forse l'Erbolario, non vorrei dirvi una cosa per un'altra. In ultimo, vabbè, altrimenti ci perdiamo, poi sicuramente ve ne parlo in fragranze e bijou, ho voluto testare, provare le acque profumate di Equivalenza. Eccola qua, Equivalenza, io cercavo mango e cocco, sì, di cui ne avevo sentito parlare sempre da Carmen, quindi niente, e invece non c'era, non l'ho trovata, hanno detto che non la producono più, io spero che si siano sbagliati lì dove ho acquistato questa a Fiumicino. Comunque ho voluto testare maracuja, la ragazza mi ha detto prova questa, super giù il profumo, la fragranza si avvicina. L'ho provata, è buonissima, però è un tantinello forte, infatti penso che questa mi durerà secoli perché ne metterò veramente pochissima. Allora non riesco più a metterla a posto, lo faremo dopo, vedete qui ci incastriamo praticamente. E niente, cosa volevo dirvi? Un'altra cosa, allora vi dicevo, non è che ho acquistato tutta questa roba, alcuni profumi, le acque profumate, sì, ve lo dico subito, quelle le ho acquistate tutte io, ma costano pochissimo, giusto questa di Equivalenza, però era scontata, quindi 8 euro circa. E niente, i profumi invece nel corso del tempo me li hanno anche regalati, soprattutto a Natale. E quindi poi chi me li regala, allora di solito si dice di non regalare mai profumi perché il gusto è personale, no? Però devo dire la sincera verità che chi me l'ha regalati di solito è sempre la stessa persona, non è Rick, vabbè a volte me li regala anche Rick, però li scelgo io, quindi diciamo degli amici, delle amiche o mia cognata ci indovinano sempre, quindi hanno sempre fatto delle ottime scelte. E
niente, poi ci addentreremo meglio nella playlist, nella rubrica Fragranze e Bijou. Per ora vi saluto qua e vi rimando al prossimo appuntamento. Magari non so come, non so quando, vi farò anche la seconda parte dell'altra postazione dei profumi. Grazie a tutti, uno smack grande grande e ci ritroviamo alla prossima.